Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è le proteine in polvere. Ricordiamo che le proteine sono contenute in tutte le cellule del nostro corpo e sono formate a loro volta dagli aminoacidi. Per poter sintetizzare una proteina, il nostro corpo ha bisogno di 22 aminoacidi, di cui 13 di questi possono essere prodotti dal nostro organismo, mentre gli altri 9 è necessario che vengano introdotti con l'alimentazione. I primi sono detti aminoacidi non essenziali e i secondi aminoacidi essenziali. Per sapere qualcosa in più sulle proteine, guardate l'altro mio video cliccando qua sopra. Passiamo quindi all'argomento delle proteine in polvere. Cosa sono e a cosa servono? Le proteine in polvere sono un concentrato di aminoacidi e sono l'integratore alimentare più utilizzato nel mondo della palestra. Assumono un ruolo importantissimo, ossia quello di contribuire a raggiungere la quota proteica giornaliera, qualora non si riesca a raggiungerla solo con gli alimenti. Ovviamente, per una persona con un peso forma regolare e un buon indice di massa corporea, è sufficiente seguire una dieta variata ed equilibrata per fornire al corpo la quantità giusta di proteine di cui necessita. Le proteine in polvere vengono utilizzate sia da chi vuole aumentare la propria massa muscolare, sia da chi vuole dimagrire. Quanti tipi di proteine in polvere esistono? Esistono diversi tipi che si distinguono in base alla fonte, cioè proteine in polvere ottenute dal siero del latte, dall'uovo, dalla soia e dalla caseina. Per valutare un alimento in base alla qualità delle proteine, esiste un parametro chiamato valore biologico, che non è altro che il rapporto tra l'azoto trattenuto e l'azoto assorbito dal nostro organismo. Proteine ottenute dal siero del latte hanno un valore biologico pari a 100. Sono proteine di ottima qualità, ma anche molto costose a causa dei processi di lavorazione. Sono proteine a rilascio veloce, in quanto vengono digerite velocemente, infatti sono preferibili dopo l'allenamento. Numerosi studi dimostrano che queste proteine, abbinate a un allenamento intenso con i pesi, portano a un incremento della massa magra, ipertrofia. Proteine ottenute dall'uovo. Possono essere ottenute dall'uovo o anche dall'albume, cambia solo la quantità dei grassi, maggiori nel primo caso e nulli nel secondo. Hanno un alto valore biologico, ma sono proteine a rilascio medio-lento, quindi vengono digerite abbastanza facilmente. Proteine ottenute dalla soia. Hanno uno scarso valore biologico perché non contengono tutti gli aminoacidi essenziali, infatti non sono considerate dai bodybuilder. Esistono sempre però le proteine della soia isolate. Sono molto utilizzate nella dieta vegetariana, essendo proteine vegetali, e contribuiscono a un buon funzionamento della tiroide. Proteine ottenute dalla caseina. Derivano da una parte del siero del latte e hanno un buon valore biologico. Sono proteine a lento rilascio, perciò vengono digerite lentamente. Sono consigliate nel pasto prenanna per chi pratica allenamento con i pesi, in modo da fornire un apporto proteico costante durante la notte, visto non assumiamo cibo. Come assumere le proteine in polvere?
si sceglie una quantità adeguata e si sciolgono nell'acqua o nel latte in modo da avere un sapore migliore. Inoltre è consigliato assumerle insieme a un frutto e fare dei cicli di assunzione, assumerle tipo per 2 mesi e fare poi una pausa. Quindi le proteine in polvere fanno male? Purtroppo c'è molta ignoranza a giro e molte persone associano le proteine in polvere agli steroidi anabolizzanti. Le proteine in polvere, assunte nella giusta quantità, non sono dannose alla salute, ma sono solo un integratore alimentare. Ricorda! Diventano un nostro nemico dal momento che le usiamo a sproposito, con quantità esagerate, senza un parere medico e un piano alimentare personalizzato. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.